Occhio a Valdés, dentro Toni, 3-0, Cristiano Toni, doppietta per lui. Gol straordinario dell'Atalanta che sta mettendo in mostra tutti i limiti dell'Inter Milan, grazie alla difesa di Mourinho. L'Atalanta per cancellare lo 0 nella casella vittorie, la Fiorentina per dare continuità al 2-0 rifilato al Chievo prima della sosta. Emergenza attacco per i padroni di casa che hanno il solo Pazzini come punta di ruolo. Budan in non perfette condizioni fisiche in panchina. A centrocampo rientra dopo 2 mesi Albertini e debutta in Serie A l'ex Ternana Migliaccio. Problemi di formazione anche per Busio che tra squalifiche e infortuni deve rinunciare a 6 giocatori. Panchina per Lupatelli e Miccoli, reduci da infortunio. In attacco il duo Fantini-Portiglio dietro Riganò. Le prime occasioni sono rispettivamente per Fantini e poi per Lazzari che manda alto. Intorno alla mezz'ora i nerazzurri chiedono il calcio di rigore per il mani di Savini in area su cross dalla destra di Pazzini. Cassarà lascia proseguire. Alla 37esimo Riganò in equilibrio precario conclude dal limite con il sinistro. Taibi è attento. Non fa meno dall'altra parte Pazzini che al minuto 37 riceve al limite da Bellini ma la mira è completamente sbagliata. Un primo tempo scialbo e noioso si chiude con le due squadre bloccate sullo 0-0. Nella ripresa stessi 11 per entrambi i tecnici. Alla 52esimo sinistro senza pretese di Dilive da fuori. Taibi attento e non si fa sorprendere. Alla 53esimo l'occasione migliore della partita capita sui piedi di Damiano Zenoni che liberato da una sponda di Pazzini a tu per tu con Roccati si fa respingere il destro a botta sicura. Sul calcio d'angolo successivo sala di testa manda alto. La gara non decolla, Rossi e Buso decidono di cambiare qualcosa. Nell'Atalanta dentro Butana per Pazzini, Miccoli per un evanescente Portiglio tra i viola. Viali su punizione non impensierisce Taibi. I bergamaschi sono più incisivi, all'81esimo il cambio di Delio Rossi dai suoi frutti. Butana va via a Viali, Savini commette un errore clamoroso e il croato ne approfitta trafiggendo di destro Roccati. L'attaccante nerazzurro interrompe così un digiuno di gol che per l'Atalanta durava dal 31 ottobre scorso. La risposta della Fiorentina è tutta nella punizione di Miccoli che Taibi respinge. Finisce 1-0 per l'Atalanta che c'entra così la sua prima vittoria stagionale. I nerazzurri rimangono ultimi in classifica ma recuperano 2 punti al Parma. Quinta sconfitta in campionato invece per i viola.